Come mi immagino la scuola? L'immagino un po' come l'ho vissuta da studente, da insegnante, ma l'immagino una scuola che possa preparare ad affrontare dei cambiamenti così repentini, per i quali nessuno è mai pronto. Intanto una scuola che non soffra più della desertificazione che stiamo vivendo dal punto di vista demografico, e quindi una scuola piena di ragazzi. Questa è la scuola che cerco, che spero per il futuro. E poi una scuola che attraverso una profondità di radici ed una costanza di presenza possa guardare al futuro con grande speranza, per dare ai giovani una preparazione che possa essere la preparazione con la quale affrontare la vita e con la quale affrontare il futuro. Io da insegnante posso dire che siamo tutti purtroppo legati al telefono, no? In maniera terribile. Ho sempre utilizzato il telefonino in classe per i ragazzi, spiazzandoli un po'. Magari lo utilizzavo per comunicare con loro e dare delle immagini che potevano essere utili o degli appunti che potevano consultare. Quindi se lo rendi uno strumento, lo fai diventare qualcosa di positivo, ecco che è uno strumento come gli altri. Se evitiamo di demonizzarlo, riusciamo a utilizzarlo nella maniera migliore. Quindi la scuola che vorrei è una scuola piena di bambini e piena di studenti. E questa è una sfida che abbiamo di fronte e che è una sfida che dobbiamo raccogliere, raccogliamo e sulla quale, vabbè, permettetemi questa premessa. Una scuola che renda tutti noi consapevoli, studenti, genitori e docenti, di come solo avendo chiara un'identità si possa poi capire dove possiamo andare, come possiamo andare, avere tutti gli strumenti per poterlo fare. Questa è la scuola che desidero, una scuola che fornisca degli strumenti per poter poi andare a affrontare tutte le difficoltà del futuro.